Oggi a Palazzo del Carmine il sindaco Roberto Gambino e l'assessore lavori pubblici Marcello Frangiamone hanno presentato alla stampa gli 11 progetti che entro il 31 marzo 2026 trasformeranno il volto della città. Presenti anche gli assessori alla cultura e ai servizi sociali Marcella Natale e Cettina Andaloro. Punta tutto su storia, cultura e mobilità sostenibile l'amministrazione Gambino, dagli interventi di restauro che renderanno nuovamente funzionali strutture come la caserma Capitano Franco e il centro polivalente Michele Abate, ma anche la Biblioteca Scarabelli ed ancora Piazza Barile e il progetto viario della pista ciclabile da Via Romita fino a San Luca. Noi partiamo da un livello purtroppo basso della città, per cui noi abbiamo approfittato del piano di rigenerazione nazionale del Ministero dell'Interno, finanziato col PNRR, e questi sono i primi finanziamenti che i comuni riescono ad ottenere sul PNRR, tant'è che questi interventi devono essere conclusi entro il 2026, per andare a rigenerare gran parte della città, ma soprattutto il centro storico. Per esempio la scala mobile sulla scalinata Silvio Pellico, il restauro dell'ex gasometro abbandonato ormai da tantissimi anni, la biblioteca Scarabelli 2, Luigi Monaco, dove andrà tutta l'emeroteca che in questo momento è in condizioni veramente disastrate, e la sistemazione dell'Largo Barile. Quindi l'ingresso al Palazzo Moncada, che è in questo momento, all'interno del quale in questo momento stanno concludendo i lavori a piano nobile, per cui noi abbiamo dei contenitori culturali all'interno del centro storico a un certo livello, ma vorrei dare un accenno particolare al restauro dell'ex carcere, dove troverà posto il primo intervento della dieta mediterranea. Lì verrà realizzata la cucina prototipale della dieta mediterranea, che è il primo punto del parco mondiale dello stile di vita mediterraneo, che è una nostra creatura. In 4 anni, secondo quelle che sono le scadenze previste per ciascun progetto, potrebbe cambiare il volto del capoluogo, dando una risposta concreta ai cittadini anche sulla mobilità sostenibile e il conseguente rilancio del territorio. La conferenza stampa si è poi conclusa all'interno del progetto pilota nel cuore della Provvidenza, nella parte del quartiere che è stata già totalmente rinnovata.